Siamo con il presidente Andrea Pecorelli. Come ha visto oggi da squadra, quali sono le sensazioni dopo questo pareggio? Certo, è un pareggio che insomma non regala assoluta felicità, ci sarebbe piaciuto sicuramente più vincere, però quello che è il risultato del campo, bisogna anche essere onesti, Termoli ha fatto la sua partita, il primo tempo ci ha messo anche un po' in difficoltà, mi sembra che poi alla fine del giorno il risultato sia giusto. È un pareggio comunque che ci allontana da quello che è il nostro sogno di rincorsa, ma non cambia la nostra volontà di rincorrere. Non ci cambia niente. Potevamo vincere, abbiamo pareggiato, potevamo perdere e quindi va bene così. Adesso testa al campo basso perché la prossima partita per noi è importantissima. Posso dire a campo basso unico risultato la vittoria. Ma noi entriamo in campo tutte le domeniche per avere come unico risultato la vittoria. Il problema è che mi piacerebbe sempre ripeterlo per tutti quelli che pensano di essere esperti di calcio e non lo sono, è che dall'altra parte ci stanno 11 che pensate, entrano in campo con la stessa idea nostra, quella di vincere. E ogni tanto scappa il pareggio, ogni tanto si perde, qualche volta si vince. E si chiama gioco del calcio, perché è un gioco. Adesso 10 minuti, uno stempera la delusione, abbiamo fatto comunque un punto, abbiamo fatto il secondo tempo comunque una buona prestazione. Il mister saprà come poi individuare una soluzione, un problema, un calo di attenzione, eccetera, eccetera, come succede in tutte le squadre. Però mi sembra che ultimamente qui si presta sempre troppo attenzione alla pagliuzza senza controllare che c'è anche una trave. In questi ultimi giorni è di grande attualità la questione stadio, qual è il suo punto di vista? Beh, il mio punto di vista è abbastanza conosciuto. Io ritengo che la richiesta di progetti, di presentazioni di piani finanziari da parte del comune che si nasconde dietro questa cosa per allungare una concessione che dovrebbe essere tra l'altro di diritto alla prima squadra di calcio della città, nasconde probabilmente forse una non volontà di chiudere questa operatività perché se no, insomma, io ritengo di aver già speso un bel po' di soldi per la città di Avezzano e al posto del comune per questo stadio e per l'antistadio, ritengo di aver speso più o meno la stessa cifra che ha speso il rugby per avere una concessione di 20 anni. E a me si raccontano altri film. Siccome io non faccio l'amministratore comunale, faccio un altro mestiere, non voglio essere soggetto a nessuna neanche velata forma di ricatto. Mi si dà la concessione se io spiego cosa vorrò fare, eccetera, eccetera. Io posso anche decidere di non voler fare niente, però voler investire ancora sulla squadra, sul progetto tecnico, sul settore giovanile, qualunque sia il motivo, però vorrei essere libero di poterlo fare e di poter progettare. Se non ci sono le condizioni, me ne torno a casa mia a progettare le vacanze.